Carissimi amici dell'Etnologia, buon Ferragosto e quindi oggi non potevo esimermi dal farvi gli auguri e farveli con un pezzo che mi sono tenuto da parte, se vogliamo, per un'occasione speciale, quali sono le ferie auguste. E allora ecco che oggi ce la diamo con il Wolfman VR2. Ora io l'ho già armato per fare veloce, perché qua in montagna la connessione internet funziona bene, ma non è la fibra che ho a Torino. Con le Astral Blue, eccole qua, questa è la cartina, io ho appena messo la lametta. Vedete, questo acquisto di qualche mese fa, dopo mesi di prenotazione, VR2, Wolfman. VR2. Con manico Darwin, perché è chiaro che questo manico non è il massimo della funzionalità, forse, però è eccezionale come estetica. Sembra quasi una posata di fine 800, cioè dell'800 quasi, e di un'eleganza mostruosa. Pettine del VR2, come vedete, particolare, un'esposizione che mi pare che sia sui 90, mi sembra, ma posso sbagliare, vado a memoria, quindi mi perdonerete se sbaglierò. Per un rasoio del genere ci vuole un pennello all'altezza, e quale meglio che il nostro The Bartlett, che io ho vinto nella riffa fatta dai pirati nel loro pagina Facebook, The Pirates Union, di cui io mi onoro di far parte, e ho fatto questa riffa e ho vinto, era la prima riffa della mia vita. Tasso eccezionale, messo a bagno 4 minuti, come si è scritto nelle istruzioni, 4 minuti. E siccome parliamo dei pirati, ecco qua, reduce da mille battaglie, vedete la ferita, perché è caduto una volta e si è dovuto raggiustare, Pirate 3, quello dell'anno scorso, la versione dell'anno scorso. Eccola qua. Guardate che bella in questa confezione di Proto Extra. In questa confezione di come si chiama? Terracotta, ceramica, porcellana, non me ne intendo. Allora, facciamo il nostro mestiere, il rasoio è già armato, il Wolfman. Questo è chiaramente forse il punto d'arrivo per tanti. Poi in realtà ci sono tantissimi ottimi rasoi, non sto dicendo che chi non ha il Wolfman non raggiunge certe vette poco anatomistiche, però il Wolfman è chiaramente un obiettivo, diciamo, non nascondiamoci, di moltissimi rasatori. In realtà non è difficile averlo, basta andare sul sito, ordinarlo e aspettare. E non costa assolutamente quei cifroni che vedete su eBay, per dire, quando ne trovate uno. Un po' d'acqua nel nostro Pirates Union, eccolo qua, vedete peli di tassi passati. Facciamo ammorbidire il sapone, anche perché il tasso è delicato, quindi non va a scavare moltissimo. Lo lasciamo ammorbidire un attimo. Questo non li perde i peli, questi erano altri tassi, altri tempi. E andiamo a erodere direttamente dalla ciotola questo profumo molto molto dolce, ma con note ozoniche, di Pirates Union 3. Guardate che barbone, tenuto apposta nel Ferragosto. Prodotto da Stracosmesi per il gruppo Pirates Union. Questa è la versione 2020, perché naturalmente, come molti di voi sapranno, è già uscita la versione 2021, che ha altre caratteristiche e altri sentori. Mi sciacquo il viso.
guardate la facilità di montaggio. Senza acqua, eh? Cosa aggiungiamo? Ecco qua, con l'acqua. La crema monta. Ancora meglio. Bene, e allora non ci resta che utilizzare il nostro manico Darwin, il nostro Wolfram VR2 e la nostra Astralu. Il taglio è netto, è preciso. Astralu che è una lametta che io uso molto. Devo dire che dopo anni di sperimentazioni sono giunto alla conclusione che questa è una delle più equilibrate. Chiaro, non ha la potenza di taglio di una Feder o di una Kai, ma ha delle caratteristiche di gestibilità che la rendono una lama con due caratteristiche, appunto, che secondo me sono molto importanti. La prima è che è molto gestibile. Anzi, tre, diciamo. La seconda che taglia bene, comunque. La terza è che si adatta sostanzialmente a ogni rasoio. Ecco qua, il pelo è andato con una semplicità quasi incredibile, considerando che era una trappa di 4 giorni, c'è quasi più niente. Sciacquato il viso, andiamo a fare il secondo giro. D'acqua, anche qua. Pennello, una carezza, eh? Ringrazio ancora i pirati per quella riffa che mi ha consentito di averlo, perché costa carissimo questo. Infatti non ci volevo credere quando mi ha contattato un amico, ma che hai vinto, come ho vinto? E mica mai niente. Sarà solo circa quasi un anno fa. Bene, sciacquiamo bene il rasoio e andiamo a fare la seconda passata. Il rasoio scorre molto bene, la lama porta via quello che è ancora rimasto, quel poco. Si lava molto bene,
Sì. Canali di scolo progettati alla perfezione. Andiamo a fare il pilone nuovo. Ecco, qui non c'è barba. Qui è a posto, qui. Finito. Qui non c'è chiaramente barba. Benissimo, cerchiamo un'acqua fresca. Andiamo a tamponare. Ci puliamo anche un po'. Come sempre, un goccio di witch hazel che non fa mai male. Ormai è quasi un'abitudine. E mentre si asciuga il witch hazel, andiamo a fare un po' un riassunto di quello che abbiamo utilizzato. Ho dato sciacquo anche gli arnesi. Strumenti del mestiere, ecco fatto. Sciacquiamo anche questa, non lasciamo niente al caso. Benissimo. Allora, concludiamo la rasatura intanto con l'aftershave o le toilette, il room dei pirati, poi non è un room chiaramente, ma sembra, no, il boccettino di room. Bisogna stare attenti perché se non si fa un po' di attenzione viene fuori tutto. Ottimo. Note dolci, note ozoniche. Io lo trovo molto estivo. È un bel prodotto questo, eh? Bella formazione. Pirates 3. Allora, tiriamo le fila. Il set innanzitutto. Questo è una garanzia. Profumazione che non può, può non piacere a tutti. Può non piacere a tutti perché è molto particolare. Ma a chi piace come a me è un gran piacere, specialmente l'aftershave. Il sapone in questa confezione bellissima di appunto terracotta, ceramica, porcellana, non me ne intendo. Che ha già avuto la sua, il suo incidente, vedete qua, riparata con la colla particolare, però devo dire che ha mantenuto chiaramente, ma come tutti i saponi, la sua capacità di montaggio, la sua persistenza, la sua protezione. E devo dire che come tutti i saponi della seconda
formulazione di Don Acciniello sono vegetali quasi tecnicamente, diciamo, quasi perfetti, perché il miglioramento dalla prima serie alla seconda, per me, l'ho anche detto al Don, è un miglioramento sostanziale, non solo, cioè non ha aggiunto qualcosina, ha cambiato, secondo me, oppure magari aggiungendo qualcosina ha cambiato un po' il tutto, che era già di alto livello, ma è diventato così un prodotto di estremo livello. Io amo Italo Vati, quindi non lo nascondo, lui lo sa tra l'altro, ma se devo dire un vegetale, questo qua è... cioè, non mi dà assolutamente nessun tipo di... cioè, non sento tanta differenza, che voglio dire, cioè, nel senso che a livello di reso, di preparazione, di, anche di post-rasatura. Della storia ci abbiamo già parlato, arriviamo al protagonista forse, no? Oggi della giornata, che è il nostro Wolfman VR2, eccolo qua, abbinato alle Astra Blu. Allora, questo è un rasoio eccezionale. Non costa nemmeno così tanto rispetto ad altri rasoi in acciaio che ormai hanno invaso il nostro mercato. Intanto andiamo a togliere la lama. E non è nemmeno vera la leggenda che non si trova e non te lo vendono. Semplicemente bisogna andare sul sito, ordinarlo, lo sciacquo anche questo, ordinarlo e aspettare. Ma aspettare tanto. Dopodiché si può scegliere la configurazione. Io ho scelto il manico Darwin, mi sembra che si chiami Darwin, perché poi non avendo dietro gli appunti, non essendo in città, l'ho scelto non tanto per la funzionalità, perché è chiaro che con questo, con un bulldog, è ancora più efficace, però avendone già miriadi di manici pesanti, di manici stile bulldog, voglio dire, no? Ecco, per intenderci, ho scelto questa perla, secondo me, no? Questa posata dell'Ottocento, che se fosse d'argento sarebbe proprio la sua, no? Quelle posate, adesso non so, magari metà Ottocento, no? Ecco. Quindi rasoio top level per un Ferragosto, che spero che per tutti voi sia top level. Allora, io vi saluto. Ah, ecco, no, una cosa che voglio dire, appunto, e insistere. Poi attenzione, e oggi va bene, mattina presto, Ferragosto. Questo pennello, questo è pennelleria di una volta. Questo è annodato all'interno come una volta. Questo è un pennello che io ho avuto il culo di vincere una riffa, ma che è straordinario, è da usare bene, come si fa, c'è anche solo le istruzioni, 4 minuti di bagno, anche lì tanti dicono su mezz'ora, un'ora, una notte, no, 4 minuti, qua dicono. E in effetti non dà nessun problema. È un tasso morbidissimo, The Bartlett, può piacere o meno il design del manico, ma non si discute. E poi, per concludere, prima di augurarvi definitivamente buon Ferragosto, le Astra. Le Astra, ripeto, Astra Blu. Sono la mente che, dopo 20 anni ormai di rasoio tradizionale, rientrano fra le mie prime 3-4, perché sono appunto A, gestibili, quindi non si rischiano tragedie quasi mai, a meno che uno sbagli, poi io sbaglio spesso. B, sono efficaci, cioè aggrappano il pelo, sono stainless e lo portano via. Io qui avevo una sbarba di 4 giorni, il pelo me l'aveva già tolta praticamente tutta. E poi si adattano veramente a ogni rasoio, cioè io non ho trovato un rasoio dei miei che non vada bene con l'Astra Blu. Questa è la mia esperienza. Ce ne saranno sicuramente altre, però questo è il mio feedback, scusatemi l'inglesismo. Buon Ferragosto a tutti, chi griglierà buona grigliata, e soprattutto buona barba a tutti voi.